Lady Gaga si racconta in un intervento presso l'Università di Yale. Ha parlato a tutto spiano delle sue emozioni, del suo lavoro e della sua vita privata, adesso che l'amore va a gonfie vele e che i progetti sono quanto più cross-mediali possibili, vedi il successo di American Horror Story. Hotel, rivela che stava per mollare tutto e chiudere anzitempo la sua carriera musicale. Una decisione che sarebbe stata bizzarra quanto terribile, soprattutto per i suoi fan. Ma la voglia di mollare è stata forte quando la critica e il pubblico si è trovata spiazzata da Art Pop, disco che non è andato come previsto e che rappresenta l'ultima registrazione di inediti, correva l'anno 2013. Non mi piace fare cose come vendere profumi, non mi piace perdere le mie giornate a salutare chiunque sorridendo e facendo selfies. Ho molto più da offrire che la mia sola immagine, non mi fa piacere essere usata come mezzo per produrre denaro per qualcuno che mi sfrutta. Non mi piace essere usata per carichi di lavoro, allo scopo di creare più denaro possibile, mettendo le mie passioni e il mio talento in secondo piano. Come faccio ad essere felice? Da quel momento, racconta la Germanotta nel suo intervento, ha imparato a dire no, a rifiutare progetti ed ospitate. In un certo senso American Horror Story. Hotel ha rappresentato per lei una sorta di rinascita professionale, sebbene non si tratti proprio di musica. La aspettiamo presto con un nuovo album di inediti che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere pronto per la prima parte del 2016. Chi se ne frega?